Bella a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi siamo qui per parlare dei riflettori icone. Infatti questo nuovo evento ha sbloccato il 112 di livello di gem massimo e in più ci darà tantissime icone evento molto spisellose, ma soprattutto la grandissima icona Prime Ronaldinho con la scelta del ruolo, che è una cosa davvero fantastica, devo essere onesto. Quindi direi di cominciare subito, ma non prima di lasciare un bel like qua sotto, iscrivervi al canale e ovviamente commentare se avete qualche dubbio. Cercherò in ogni modo di rispondere a tutti. Ok, ragazzuoli, bene, cominciamo! Partiamo dalla sezione di come giocare questo evento. Praticamente ci saranno quattro missioni giornaliere e una più grossa settimanale con dei traguardi. Molto semplicemente le missioni sono appunto 4, i quali sono appunto giocare due partite del versus attacco e confronto e segnare un totale di 20 gol ogni giorno. Direi che per chi gioca è davvero molto molto semplice da completare, si completa in letteralmente 3 minuti, quindi fondamentalmente è davvero molto molto semplice. Ci saranno anche degli altri punti appunto settimanali, che sono il traguardo settimanale, dove daranno appunto 80 punti riflettore, che sono quelli che serviranno da spendere per andare avanti nella sezione indicata per prendere poi le varie icone. Fondamentalmente, ragazzuoli, si fanno 8 punti giornalieri più 80 settimanali, quindi molti sono abbastanza punti per completarlo abbastanza in fretta quella sezione lì. In più avremo dei giocatori appunto icone evento. Molto molto free to play, perché sono tutti free to play, perché appunto per sbloccare per esempio le prime due icone evento basterà spendere 300 punti riflettore, davvero molto molto semplice. Quindi per esempio appena siamo arrivati a 300 punti riflettore, che all'incirca ci si potrebbe mettere 2 settimane a farli praticamente, si avrà la possibilità di sbloccare uno tra Rui Costa e Kluivert, che non è per niente male. Oltretutto, poi sbloccando i 600 punti, si potrà scegliere uno tra Scholes e Pirlo. Sbloccando altri ancora 300 punti aggiuntivi, quindi arrivando a 900, si potrà scegliere un'icona evento tra Rooney, che è la nuova icona evento di FIFA 2022 Mobile, quindi anche del console, e un altro Paolo Maldini. Paolo Maldini, icona evento che fondamentalmente era già uscito alla versione un po' più giovanile. Quindi questa qui è l'altra versione, molto molto stuzzicante. Adesso direi di andarli ad esaminare e poi ci facciamo un giro nella SBC, che si sbloccherà piano piano mentre sbloccheremo i vari punti e le varie cose. Ma prima parliamo dell'analisi di queste icone evento, quali sono quelle effettivamente utili e utilizzabili. Va bene, ragazzuoli? Partiamo dalla prima, che è il mitico Rui Costa. Allora, il potenziamento a me non piace, contropiede, perché non dà delle cose fantastiche, però lui come COC non è neanche tanto male, cioè fondamentalmente per chi serve non è male, cioè ci sta, è un po' lentino, è un po' poco fisico, però tra tiro, agilità e passaggi è davvero molto molto performante. Ha un buonissimo livello di reattività, con un buon livello di agilità, quindi è abbastanza sciolto nei movimenti. Ci sta, ha del buon tiro, ha tiro da lontano, potenza di tiro molto elevati, quindi per essere un 102 va più che bene. Ha un buonissimo livello di dribbling e controllo di palla, quindi nel complesso come COC va più che bene. In più appunto medio-basso, un 80 con classe, tiro da lontano e fantasista con finta alla Ronaldo, che è davvero molto molto efficace. Buono, ma sicuramente tra le due icone evento che si possono scegliere, io andrei a scegliere il mitico Kluivert, perché effettivamente come attaccante è molto potente, soprattutto per il confronto, perché nel versus attacco serve un po' più di agilità, lui non è che ha tantissima agilità, però ha un potenziamento come torre, che comunque va ad aumentare la fisicità del giocatore, è abbastanza veloce, è fisico, ha un buon tiro. Non ha una grande agilità, per carità di Dio, però comunque nel complesso, ragazzuoli, ha 120 di reattività, 114 di agilità, che non è tantissimo, appunto, è proprio per colpa di quello che non è così abile nell'agilità, nel dribbling e queste cose qua, anche perché ha dribbling 118, però ha già 126 di elevazione, 140 di testa, 137 di forza, con un buonissimo tiro, perché come attaccante avere 140 di finalizzazione, 140 di tiro al volo, 134 di piazzamento, 137 di potenza di tiro e così tanta accelerazione, nel complesso è davvero molto molto potente, soprattutto per l'H2H. Ok, ragazzuoli, 1,88 di altezza con alto basso, classe colpo di testa potente e tiro di esterno. Sicuramente tra le due io punterei di più a Kluivert, anche se ovviamente non lo metterò perché comunque Lukaku è più forte, ci mancherebbe.
Però se mi mancasse un attaccante sicuramente lui sarebbe un'ottima scelta, quindi ovviamente poi fate la vostra scelta, però tanto sappiate che si prende sempre una delle varie icone, quindi tre icone evento si prenderanno, quindi fate la vostra scelta, però io tra i due prenderei appunto Kluivert. Passiamo alla prossima scelta, che è tra Scholes e Andrea Pirlo CDC. Allora, andiamo ad esaminare. Scholes come CC a 105 di potenza, a passaggi lunghi, quindi se avete un Moriba o gente che ha appunto passaggi lunghi, lui lo si può tranquillamente inserire. Ha un po' poca difesa, però ha buona fisicità. Un po' lentino, quello sì, è davvero abbastanza lentucchio. Però ha buon tiro, passaggi, agilità, non è messo male. Ovviamente c'è di meglio, ha però buonissima reattività, quindi nei passaggi, nelle cose sarà molto abile e veloce a eseguirle. Ha tantissimo equilibrio, quindi anche se è basso, 1,71, sarà davvero molto molto performante a stare in piedi, a fare sportellate con la gente senza troppi problemi. Oltretutto, alto medio, con si butta nei contrasti, passaggio lungo, tiro da lontano e fantasista. Tutte statistiche, cioè caratteristiche speciali che sono davvero molto molto performanti per i CC, perché comunque tiro da lontano serve parecchio se va al tiro, passaggio lungo serve tantissimo a un CC, si butta nei contrasti pure per recuperare i palloni e fantasista anche per aumentare ancora di più la sua qualità dei passaggi, quindi davvero molto molto efficace come giocatore. Però anche qui, tra i due, io se avessi il modulo con il CDC andrei a prendere il mitico e sempre verde Andrea Pirlo. E voi direte perché? Perché è un CDC che non è un CDC, è un CDC che praticamente è un CC un po' arretrato, che è quello che faceva il signor Pirlo, appunto con incursore, che quindi si può tranquillamente andare ad ibridare con il Beckham, il Gullit o altra tantissima gente che ha incursore. Io adesso dico loro due perché sono quelli un pochettino più usati fondamentalmente. E per essere un 105 direi che è parecchio buono, 122, 122, 137 di passaggi, 130 di agilità, 110 e 101, non è molto fisico, non lo è mai stato, non è molto veloce perché non lo è mai stato, ci mancherebbe. Però ragazzuoli, 124 di agilità, 132 di reattività, 140 di dribbling, 132 di controllo di palla, visione, passaggi, passaggi lunghi, effetto, cross, tutto davvero molto molto elevato, con una potenza di tiro incredibile, una buonissimo tiro da lontano, è davvero molto molto efficace, fondamentalmente ha delle cose davvero molto interessanti. In più il signor Andrea Pirlo ha medio medio con tacco tacco, che è un'abilità davvero molto molto importante, classe, passaggio lungo, tiro da lontano e fantasista. Tra i due sinceramente, sia per il potenziamento, sia per la posizione, sia per le sue statistiche, preferirei Andrea Pirlo. Però ovviamente so che i CDC non vengono tanto usati, quindi molto probabilmente la gente prenderà più Scholes se dovessero utilizzarlo. Però io punterei di più a Pirlo, sia perché mi è stato simpatico quando giocava, era davvero una bestia. E poi perché boh, è Pirlo fondamentalmente, ok? Orgoglio italiano. Vabbè, comunque ragazzoli, passiamo al prossimo punto scelta, che è quello un po' più spisellante, perché abbiamo Rooney, nuova icona del prossimo anno, e Paolo Maldini, che già ci sono già quattro versioni di Paolo Maldini icona. Quella baby, le due icone evento, tra cui questa, e quella prime. E questa icona è davvero davvero molto potente. Però andiamo a esaminare prima il signor Rooney. Rooney è davvero molto fico, perché allora, ok, è un 108, però ha finalizzazione, che si può comunque tranquillamente mettere con dei giocatori importanti come Inaki William e Martial e fare un attacco davvero molto pisellante, ragazzuoli. In più ha 121, 137 di tiro, ok? 123, 130 di agilità e 124 di fisico, con anche il suo discreto 91 di difesa, che non serve a niente, però lo aggiungiamo. Ha davvero delle statistiche di tiro incredibili, ok? L'unica cosa in cui è un po' pecca sono i rigori, ma chi se ne frega. Ragazzuoli, 140, 140, 140 di tiro al volo, finalizzazione e potenza di tiro, con 137, 136 di piazzamento e tiro da lontano. Praticamente lui se tira segna. C'è poco da fare, ok? Una buonissima reattività, non è eccellente, però comunque è già molto molto buona, con 132 di agilità, si muove davvero abbastanza bene, 127 di equilibrio, quindi difficile da buttarlo giù nel complesso, e soprattutto comunque ha un buonissimo livello di fisico, perché ha 126 di forza, 128 di aggressività, 119 di elevazione e 131 di testa. Tutto sommato, per quanto sia comunque basso, 1,76, con medio medio, riuscirà tranquillamente a segnare di testa, perché ha una fisicità davvero importante. È davvero molto potente. Poi passaggio lungo, tiro da lontano, fantasista, tiro di esterno. Come detto prima, lui se tira, segna. Sicuramente è una carta più tendente al versus, perché sì, è un po' lentino, però ha buonissima agilità e tiro, con buon fisico e anche passaggi.
Si può utilizzare in realtà in entrambe le modalità, però nel Versus lo vedo un po' più propenso. Ok, ragazzoli, qua la scelta sarà vostra, perché ovviamente a me non serve nessuno, non prendo né mal, cioè, non userò né Maldini né Rune, detto sinceramente. Però sono entrambi davvero molto potenti. Ovviamente è un po' più potente il signor Maldini, anche se il suo potenziamento abilità fa davvero cacare. Anche se Paolo Maldini, con forza, si completa a un livello incredibile, perché Maldini ha davvero tanto ritmo già di suo, infatti senza che il potenziamento abilità lo tocchi minimamente sul fatto del ritmo, lui ha già 122 di suo a 108, quindi fondamentalmente portandolo a 120 arriva a 137-138 di ritmo, e non è per niente poco, ovviamente ha già 140 di difesa, quindi non è che serviva avere marcatura, capitano, tutte queste cose qua, contrasti. Forza invece gli serve parecchio perché gli vado a aumentare l'unica cosa che lui aveva basso, che è il fisico. E fondamentalmente, ragazzuoli, è una bestia, cioè, perché non c'è neanche tanto da andare lontano. Lui di anti-stun, ok? Di anti-stun ha tutto 140, ok? E l'anti-stun, ripeto, è reattività, marcatura, contrasto in piedi, intercettazioni. Lui ha tutto 140. Poi ha 140 anche di scivolata, 140 di testa, 140 di forza praticamente, perché basta che porto forza al 9 e lui ha già 140 di forza. Se porto forza all'11, lui ha 140 di elevazione. Quindi, ragazzoli, nella fase difensiva e fisica lui avrà tutto 140 ed è davvero davvero mostruoso, una bestia innata. Un 86 con medio alto si butta nei contrasti. Ragazzoli, sicuramente è il Maldini più forse addirittura più forte di quello Icona Prime. È davvero una bestia senza un senso. Ve lo consiglio tantissimo, soprattutto se usate nel Versus Attacco, perché è davvero molto molto performante, con anche se butta nei contrasti, il suo livello di anti-stun è davvero elevatissimo, ok? Quindi sarà davvero molto propenso per chi gioca nel Versus Attacco. Per chi gioca invece nel confronto, comunque è davvero un animale, comunque, c'entra davvero poco, perché comunque è un 86, non è che sia un nano, ci mancherebbe. Ed è davvero davvero molto forte. L'unica cosa che mi turba è che appunto a forza io mi sto facendo una difesa con tutto capitano, quindi sicuramente non me lo vado a inserire, poi comunque ho altri giocatori. Però è davvero un animale senza senso e mi piace. Davvero, davvero molto, molto potente, ragazzuoli. Fatemi sapere la vostra opinione qua sotto nei commenti, ovviamente. Adesso andiamo a parlare delle CBC. Le CBC praticamente, ragazzuoli, si sbloccheranno una volta completati dei certi requisiti. Per esempio, il livello 1 si sbloccherà ottenendo i premi 9 e 15 nel capitolo riflettori. È anche necessario completare il tutorial SSR, ma quello l'hanno completato tutti quanti perché quasi tutti quanti avevano preso Manè, quindi non è una cosa troppo complicata da fare quella, anche se non l'avete fatta, è davvero molto molto semplice. Una volta fatta l'SBC di queste cose qua che non sappiamo esattamente, oh sì, lo sappiamo, perfetto. 11 giocatori esatti, 3 in ruolo, gen 92, 3 giocatori di Serie A, 5 leghe massime. Sono SBC molto semplici, oserei dire, perché giocatori 90 li si compra con veramente 100.000, cose di questo genere qua. Quindi è davvero molto molto semplice, si otterranno questi punti che comunque sono decisamente fondamentali per avere il più presto possibile il grandissimo e mitico Ronaldinho. In questa piramide che ricorda tantissimo la piramide di Hazard dell'anno scorso. Avevano detto che non avrebbero fatto un evento simile a quello di Hazard, e invece l'hanno fatto spiaccicato, sputato, identico. Ragazzoli, prima di parlare di Ronaldinho, oserei dire di spendere due parole su questa cosa. Allora, fondamentalmente, ragazzuoli, i costi grossi sono in queste punte, ok? 100, 100, 200, 50, 80, 80, no, queste cose qua. Ma per arrivare fino a metà della piramide è davvero molto molto semplice, quindi nel complesso non ci vorrà tantissimo. 2-3 settimane al massimo e saremo già quasi a metà della piramide. Poi una volta sbloccate le CBC si andrà ancora molto più veloce. Credo che comunque nel tempo si farà molto rapidamente. Però Ronaldinho purtroppo si riuscirà a sbloccare praticamente verso la fine della stagione corrente. Quindi ce lo daranno, sì, free, però sarà uno degli ultimi giocatori che probabilmente utilizzeremo per 2-3 settimane prima che scada la stagione, fondamentalmente, ok? Detto questo, ragazzuoli, sappiate che dovete completare tutti quanti i pallini. Non basterà fare soltanto un pallino e andare ta 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 così, perché ovviamente per sbloccare il premio 34, in teoria, dovrebbe essere che bisogna completare tutte le cose. Nella teoria, se è fatto come quello di Hazard. Se invece è fatto come spero che sia fatto, basterà andare da dritto, fare tic 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 così nel percorso, fare tipo questo punto, fare questo, fare l'altro, fare questo, fare l'altro, fare questo, fare l'altro e raggiungerò lì. Ma dubito seriamente che sia così, perché se fosse così, in neanche 2 settimane avremmo tutti Ronaldinho, che è un 115, in un momento in cui la gene è bloccata a 112.
Quindi dubito seriamente che sia così, essendo che FIFA comunque sono abbastanza bastasi, credo sinceramente molto fermamente che faranno la cosa, che devi completare tutti quanti i pallini per arrivare in cima e avere il punto scelta. Una volta ottenuto il punto scelta, si avrà la scelta di Ronaldinho COC o AS. Andiamo a esaminare entrambi i Ronaldinho. Allora, Ronaldinho COC è un Ronaldinho molto particolare, con torre, ok? Un COC con torre che ci sta tantissimo, 140, 138, 138, 138, molto 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 originali come statistiche, 126. Ragazzoli, c'è poco da andare lontano, è tutto 140, è davvero una bestia animalosa, incredibile e emozionante. 137 di reattività, 139 di agilità, 135 di equilibrio, 140 di forza, è praticamente invulnerabile, cioè non gli si può fare niente. Quindi è davvero molto molto potente, alto, basso, tiro di precisione, classe fantasista. Ragazzoli, è davvero una bestia, c'è poco da andare lontano, poco da esaminare, perché è davvero forte, 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 forte. Praticamente a 120, se lo andate a guardare, questo qua COC ha 130 di fisico, 140, 140, 140, 140. Quindi, ok, fondamentalmente. Però la mia scelta, ovviamente, avendo Zinedine Zidane COC, ricadrà sul Ronaldinho AS. Fatemi sapere poi la vostra scelta tra i due Ronaldinho. Il Ronaldinho AS, a differenza di quello COC, ha praticamente uno in meno di tiro, però ha uno in più di passaggi, uno in più di agilità e un bel po' in meno di fisico, sì, vero, per carità, però Ronaldinho per me è sempre stato la S, cioè io l'ho sempre visto giocare in posizione AS e lo voglio AS, poi c'ho Zidane COC, ve l'ho detto, ma io voglio Ronaldinho alla sinistra, non mi interessa niente, lo voglio così, perché detto sinceramente, avere un'ala sinistra di questo calibro, un'icona prime in attacco, poi averne tre a centrocampo e Hierro con anche Yashin, molto probabilmente, ragazzoli, vi viene fuori una squadra davvero imponente. Ma soprattutto, questo qui ha già 140 di reattività, 140 di agilità, 137 di equilibrio, ha un botto di 140 sulle cose che servono, ha 123 di elevazione, ha pochissimo di testa, perché fondamentalmente lui non colpisce di testa, cioè non era un colpitore di testa. Però salta come un disgraziato, quindi comunque è davvero una bestia, ragazzuoli. 1,80, alto basso, sempre le solite cose, elastico, tiro di precisione, classe fantasista. Lui ovviamente gli hanno messo elastico perché era la cosa che faceva praticamente di più in campo, li fregava tutti in una maniera incredibile. Che dire, con incursore poi non mi andrebbe ad aumentare i potenziamenti abilità, anzi mi andrebbe a completare ancora di più i potenziamenti abilità, aggiungendomi appunto un giocatore in più con incursore, un'icona prime in più con incursore. Quindi fondamentalmente, ragazzuoli, io credo, penso che lo prenderò proprio alla sinistra. Sono estremamente soddisfatto e felice di aver visto che c'è Digno, perché il mio pensiero era che fosse Maradona il giocatore, no? Perché avevano spoilerato che era un giocatore bravo nel dribbling, quindi ho pensato, oh Digno, Maradona. Però ho pensato più a Maradona perché, essendo che è morto quest'anno, ho detto, magari gli fanno un tributo. Ma molto probabilmente gli faranno un evento dedicato la prossima stagione di FIFA 22 alla Beckham, dove magari fai prendere esperienza, gli fai fare la carriera, cose di quel genere lì, che comunque gli fai ripercorrere la carriera, che sarebbe davvero molto molto carino e stuzzicante. Ragazzuoli, detto questo, l'analisi di questo piccolo evento l'abbiamo fatta, è davvero molto molto figo, sono contento che stanno un attimino rinnovando, facendo, e quest'anno comunque hanno regalato ben 4 icone Prime, ragazzuoli, davvero è il primo anno che regalano 4 icone Prime, fantastico, cioè comunque nel complesso, ragazzuoli, questo gioco per quanto a molti gli sta sul cazzo, per quanto a molti si stufano, cose del genere, comunque riesce sempre in un qualche modo a sorprenderci, quindi ragazzuoli, sono contento di giocare insieme a voi e di portarlo così da essere una community molto bella, simpatica e carina, mi sta molto facendo piacere anche tutti i messaggi d'affetto che mi avete mandato per il dente e tutte queste cose qua, io vi ringrazio tantissimo di cuore e domani noi ragazzuoli ci vediamo con un nuovo video con l'analisi dei nuovi giocatori RetroStar, ok ragazzuoli, mi raccomando non mancate. Noi ci vediamo domani e mi raccomando, lasciate un bel like qua sotto, commentate e ovviamente iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Siamo veramente vicino ai 6.000 iscritti. Quindi, ragazzuoli, dai un piccolo sforzo che è soltanto grazie a voi che sto continuando a portare contenuti. Quindi continuate a supportarmi più che potete. Grazie di cuore. E se volete entrate anche nel gruppo di Telegram e di Instagram, trovate tutto quanto qua sotto in descrizione. Un ciao ciao da Doc di ragazzuoli. Ciao ciao, a domani. Ciao!